Ammazzato, vedi che allora dai la prova. Allora, quando uno si trova di fronte a questi fenomeni di plagio culturale, perché sono culturalmente plagiati, ormai sono 308 anni che si va avanti con lo schema della moneta debito. Noi abbiamo alla Presidenza della Repubblica Ciampi, che io ho accusato di usura, associazione a delinquere, eccetera, eccetera. Non è, io gliel'ho detto in faccia. Che per me l'attività che lui ha svolto è un'attività delinquenziale, non è che glielo dica alle spalle, glielo ho detto in faccia. Queste cose vanno gridate, allora o deve andare in galera io per calunnia, o deve andare in galera chi di dovere perché ha fatto quello che io ho contestato. E naturalmente quando si comincia a parlare a questo livello, naturalmente che cosa avviene? Io ho fatto la scuola sulla moneta all'Università di Teramo, che ha scosso l'interesse di tutto il mondo. Addirittura dall'estero sono arrivate le richieste. Ormai sulla prima pagina del Wall Street Journal, che è il primo giornale economico del mondo, c'è la mia fotografia, si parla del SIMEC e si parla di Guardiagrele. Noi siamo, ormai siamo entrati, ci siamo imposti all'attenzione mondiale. Però quando si comincia una rivoluzione di queste dimensioni, qua non è che si può parlare di poco, c'è una sola possibilità, fare al contrario quello che è avvenuto con la rivoluzione francese. Quando è stata fatta la rivoluzione francese, chi ha fatto la rivoluzione francese sono stati gli usurai inglesi che hanno pagato la rivoluzione francese. E la cosa più importante fatta in Francia non è stata la carta costituzionale, è stata la banca centrale, che ha trasformato il popolo da proprietario in debitore, se ne è accorta la Vandea. La Vandea, la prima causa della rivoluzione della Vandea è stato il fisco. E naturalmente perché? Perché la Banca di Francia prestava gli assegnati. E come si li ritirava? Con il prelievo fiscale. Con il prelievo fiscale noi paghiamo un debito non dovuto. Ecco perché qua il discorso non è un discorso da poco. Quando si parla oggi di ridurre gli sprechi per ridurre le tasse, come ha detto Berlusconi. Adesso lo metto alla prova. Il 13 di settembre Silvio Berlusconi o un suo delegato è invitato al convegno di Guardiagrele e ho già telefonato al segretario di Berlusconi a Arcore e gli ho detto al segretario di Berlusconi, guarda che io lo invito. Poi lui viene o non viene, fa come gli pare. Però o lui o chi per lui mi deve dire se gli sprechi che vuole eliminare sono le pagliuzze o la trave. Le pagliuzze sono qualunque ipotesi. La trave è il debito non dovuto che noi paghiamo con le tasse che scacciamo con dolore e con sudore e con fatica, per andare a riempire le tasche degli azionisti della Banca Centrale, che oltretutto sono pure stranieri come gli arabi. Ormai gli arabi, sai che ragionamento fanno? Fanno ragionamento e tu vuoi il petrolio, mi devi dare un pacchetto azionario della Banca Centrale, se no io il petrolio non te lo do. Questo è servito per far entrare gli arabi come azionisti della Banca d'Italia. E allora, se noi ci dobbiamo scuotere, qua dobbiamo giocare la grande carta. Io ringrazio della segnalazione che mi è stata ripetuta in questa circostanza per dire che questa idea del valore indotto è da premio Nobel. Anche Jerry Lobdell dell'Università della California mi ha segnalato per il premio Nobel, però a me del premio Nobel non me ne frega niente. Perché? Perché il problema non è, io l'ho detto, si apre il libro che sto in discorso con questa frase, sono un contadino che ha fatto per hobby professore d'università. Ecco, cominciamo a dire. Però che significa questo? Che da noi si dice in Abruzzo l'università dell'Upagliara, in dialetto abruzzese, che cos'è l'università dell'Upagliara? È il buonsenso. Il buonsenso è la cosa più rara dentro le università. Io se devo trovare il buonsenso devo uscire dall'università. Ecco perché la mia anima è rimasta contadina. Perché quando tu parli con il contadino ha il buon senso. E la cosa più difficile oggi è trovare il buon senso, dicono tutte fregnacce. Io cioè, mille ipotesi di stupidaggini,
che oggi tutte quelle scelte ridicole fatte sul piano politico, l'ecologia, la revisione qua dobbiamo cominciare a chiarire, dobbiamo rischiarare i cervelli. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, io ho fortuna di averla docente all'università, diritto alla navigazione, tanto tempo fa. Volevo proporre uno spazio web sotto il mio portale, perché la sto seguendo da molto tempo, abbraccio assolutamente la sua tesi, la ricordo come mio professore, perché lei una volta l'ho bocciato, una volta l'ho promosso. È disturbato, Sì, molto disturbato, perché sto chiamando da un cellulare. Ah, ecco, adesso si sente bene. Adesso. Magari poi in privato ci possiamo risentire. Ecco, con piacere. Magari la risposta su questo numero più... D'accordo, adesso non sento. Mi deve scusare, ma non posso... comunque sono ben lieto di avere contatti con tutti quelli che sono disposti a collaborare su questa linea, e naturalmente piano piano noi stiamo crescendo, perché ormai della proprietà popolare della moneta se ne parla in tutto il mondo. Sono venuti a Guardia Grele 153 francesi, e sì, perché erano interessati all'esperimento del CIMEC. Pronto? E quindi sono venuti anche argentini, e i quali noi abbiamo dato il messaggio della proprietà popolare della moneta, e speriamo di muoverci. E poi sono venuti anche da Roma, dalla LUIS. C'è stato uno studente, un laureando della LUIS, che adesso discuterà nella sua tesi di laurea della nuova linea, e in molte università ormai si parla del valore indotto e dell'esperimento del CIMEC fatto a Guardia Grele. E questo significa che già a un certo livello cominciamo a essere presenti. Bene, io penso che questa sera abbiamo già fatto... Pronto? Sono di nuovo io, ho cambiato apparecchio telefonico. Ecco, adesso si sente. La ringrazio per quanto sta dando a tutti. Grazie. Sono fortemente convinto della correttezza delle sue informazioni, tanto più che citando qualche personaggio di prima, noi abbiamo il regalo dell'ICI avuto proprio dal governo di questo personaggio. Quindi io le rinnovo i complimenti, abbraccio assolutamente la sua teoria, sono disponibilissima a fornire il supporto con uno dei miei portali internet a sostegno della sua tesi. Di dov'è lei? Io sono di Chieti. Bene. Abbiamo avuto un amico comune che purtroppo non c'è più. Un caro amico, veramente. Bene. Quindi la richiamerò anche domani, appena possibile. Sì. E ci incontreremo sicuramente. Benissimo. La ringrazio di nuovo. Arrivederci. Buona serata. Bene, signori, io vi ringrazio e ci sentiamo dopo Ferragosto, perché abbiamo una pausa per le feste di Ferragosto, e quindi dopo il 18 noi ci sentiremo. Benissimo, buonasera a tutti.